La stagione 2023-2024 delle squadre di basket, danza e pallavolo di Reggio Calabria a rischio per la mancanza di impianti disponibili ad accogliere le attività che i responsabili portano avanti con grande fatica ogni anno. Le tante società sportive della città hanno così deciso di unirsi per chiedere un incontro agli enti che ha avuto luogo il 24 maggio, ma nonostante le rassicurazioni ricevute, l'incertezza regna sovrana. È un problema atavico, da molti anni, ormai faccio attività da 20 anni, è sempre lo stesso problema. Quest'anno maggiormente abbiamo una stagione che si prevede difficilissima perché il palloncino verrà abbattuto e poi due palestre provinciali verranno, che erano fondamentali per l'attività sportiva di Reggio, verranno chiuse per lavori. Poi ci sono le palestre scolastiche che lo scorso anno i dirigenti scolastici purtroppo hanno negato la disponibilità alle associazioni sportive e quindi, visto tutto questo e visto che verranno a mancare tante palestre, le società si sono viste costrette a chiedere un intervento alla città metropolitana e al Comune. L'incontro c'è stato, era presente il sindaco Brunetti, l'assessore Lizzi per la città metropolitana, il delegato allo sport del comune Giovanni Latella e qualche altro responsabile degli uffici della pubblica istruzione. Praticamente in questo incontro noi abbiamo chiesto che venissero pubblicati i bandi entro giugno, perché ogni anno i bandi della città metropolitana vengono pubblicati a settembre con assegnazione a dicembre, mentre i bandi dell'amministrazione comunale vengono pubblicati a fine agosto-settembre con assegnazione a ottobre. Quindi è chiaro che programmare un'attività sportiva iniziando in ritardo è difficilissimo, mentre in tutte le altre città d'Italia tutto questo avviene entro agosto. Quindi abbiamo chiesto appunto la pubblicazione dei bandi entro giugno, la pubblicazione delle ore destinate, perché ogni concessione di impianti privati ha una destinazione d'uso delle ore riservate al comune, e quindi di utilizzare quelle ore e metterle a disposizione delle società. Abbiamo chiesto tante cose. Però purtroppo il facente funzioni, signor Brunetti, sindaco, aveva promesso a tutti i responsabili della società che avrebbe contattato di nuovo le società per darci delle risposte. Però queste risposte a distanza di un mese non sono arrivate.